L'obiettivo quindi è quello di incanalare le linee di campo elettrico, quindi campo D, da un conduttore verso l'altro. Dobbiamo cioè realizzare qualcosa di fortemente analogo a quello che abbiamo visto nella conduzione stazionaria essere un tubo di flusso. Ricordiamo in quel caso cosa avevamo nella conduzione stazionaria. Avevamo che un conduttore con una certa conducibilità sigma con C, purché questa conducibilità fosse molto maggiore della conducibilità dell'aria sigma con A, riusciva ad incanalare le linee del campo J, del campo di densità di corrente, che era legato al campo elettrico da questa relazione, facendo quello che abbiamo chiamato il tubo di flusso, quindi la corrente a ogni sezione era la stessa. Quindi riusciamo a incanalare le linee di J per andare da un elettrodo all'altro grazie a questa proprietà dei materiali sostanziali. Noi qui abbiamo un legame fra D ed E che può essere visto come analogo a quello che avevamo fra J ed E. Possiamo quindi immaginare di realizzare un tubo di flusso, questa volta per D, cioè che è quello che voglio, se io fossi in grado di avere un materiale dielettrico con una costante dielettrica molto maggiore di quella del vuoto. L'aria del vuoto sono più o meno la stessa cosa. Se io avessi questo materiale, io farei questa cosa: prenderei il conduttore 1, prenderei il conduttore 2, farei un collegamento fatto di questo materiale epsilon molto maggiore di epsilon con 0 e realizzerei l'analogo del tubo di flusso, cioè che tutte le linee del campo D vanno da uno all'altro. Mi trovate? In perfetta analogia con quello visto nella conduzione, con quanto visto nella conduzione stazionaria. Il problema è che questi materiali non esistono. Quindi purtroppo, diciamo, ci piacerebbe, ma non è possibile. Magari tra qualche anno, grazie all'ingegneria dei materiali, di cui abbiamo detto qualcosa ieri, avremo a disposizione questi materiali, ma oggi nei fatti non sono disponibili. I materiali comunemente utilizzati come materiali elettrici hanno costanti elettriche che possono essere, diciamo, 100 volte quella dell'aria, del vuoto, diciamo difficilmente di più di questo. Viceversa, ricorderete che nel caso della conduzione stazionaria, fra le conducibilità dei conduttori e quella dell'aria c'erano 20 ordini di grandezza. Quindi qui si può fare questa cosa, questa ipotesi, qui non si può fare questa ipotesi perché non esistono materiali dielettrici con costanti elettriche tanto superiori a quella del vuoto. Poi magari appunto quando voi lavorerete e sarete ingegneri, magari esisteranno, allora vi ricorderete di quello che vi ho detto oggi. Va bene. Quindi dobbiamo trovare un'altra strada per realizzare l'induzione completa che non passi attraverso l'uso dei materiali, perché non ne abbiamo. La via che seguiamo è quindi una via sostanzialmente geometrica, cioè noi costruiamo dei dispositivi che geometricamente sono, quindi per la loro forma, diciamo così, sono in grado di realizzare l'induzione completa. Quindi lo forziamo noi con la geometria questa condizione. Come possiamo fare? Beh, l'obiettivo è quello di fare in modo che tutte le linee di campo che partono da un conduttore arrivino sull'altro. Beh, ma allora basta, per così dire, fare in modo che i conduttori siano uno dentro l'altro. Se io prendo due sfere, una dentro l'altra, sfera 1 e sfera 2, una sfera cava, chiaramente sarà la sfera 2 per alloggiare dentro la sfera 1, e beh, chiaramente, se io metto la sfera 1 dentro la sfera 2, è obbligatorio che tutte le linee di campo che partono dalla sfera 1 debbano finire sulla sfera 2. Non può che essere così. Chiaro? Cioè, non può che essere così. Un dispositivo in cui io forzo l'induzione completa tramite questi accorgimenti geometrici è detto un condensatore. Vedete, la nomenclatura
capacità, condensatore e così via, richiama molto quello che già conosciamo dal punto di vista della teoria dei circuiti. Però vi faccio osservare che noi qui stiamo parlando di oggetti fisici questa volta, non stiamo parlando di ancora, non ancora, tra un minuto l'introdurremo, ma non ancora. Stiamo parlando di oggetti fisici, quindi per me il condensatore, chiamiamolo fisico per distinguerlo, è l'oggetto fisico tipo questo, in cui realizziamo l'induzione completa fra due conduttori. Esistono altre geometrie in cui si può realizzare questa induzione completa, che probabilmente avete studiato anche in fisica, tipo per esempio il cosiddetto condensatore cilindrico, in cui i due conduttori in questione non sono due sfere come ho disegnato qui, ma sono due cilindri rettilinei indefiniti, sempre uno dentro l'altro, stesso concetto. Anche lì si realizza l'induzione completa, si realizza quindi un condensatore, in quel caso cilindrico, mentre questo è un condensatore sferico, e in cui valgono quelle cose che abbiamo appena detto. Un'altra geometria di particolare interesse in cui si realizza l'induzione completa è quella del condensatore piano. In che cosa consiste? Allora, scrivo così, piano. Allora, vi faccio vedere prima... Allora, il condensatore piano è un oggetto in cui i due conduttori, che poi si chiamano anche armature del condensatore o elettrodi del condensatore, chiama armature, è la cosa più diffusa come non si dica. Le due armature del condensatore, cioè i due conduttori in questione, hanno una forma che è una lastra sostanzialmente, di cui io qui vi faccio vedere la traccia, quindi immaginate, diciamo, indefinito in questa direzione, va, per capirci. Quindi è una lastra, che è un piano. Il condensatore piano ha le armature che sono dei piani conduttori. Idealmente sono indefiniti questi piani, no? Come tutti gli oggetti matematici, praticamente dovranno essere delle lastre affacciate ad una certa distanza d, tale che detta S l'area della superficie del piano in questione, la radice di S sia molto maggiore di d. Per essere piano, chiaramente la distanza deve essere piccola rispetto alla dimensione trasversa. Quindi o io ho due piani indefiniti, quindi un oggetto matematico, il condensatore piano ideale, diciamo così, oppure ho due lastre, due porzioni di piano, diciamo così, di ampiezza molto più grande che la distanza. Quindi non come in figura. Per realizzare un oggetto di questo tipo io devo prendere questi oggetti qui e avvicinarli tra di loro in modo tale da rendere la distanza molto piccola rispetto alla dimensione trasversa. Questa è la situazione di partenza, in cui i due oggetti sono abbastanza lontani. Se riuscite a distinguere le frecce, forse no, ma guardando le linee di equipotenziali qui vi rendete conto che questa distribuzione di campo non è molto diversa da quella che abbiamo visto con le due sfere, qualitativamente si somiglia. A parte il fatto che qui chiaramente abbiamo un conduttore secco e lungo anziché una sfera, ma diciamo, qualitativamente non è differente. Le cose invece cambiano se io via via avvicino i due conduttori, cioè le due armature, per realizzare appunto, per avvicinarmi, diciamo così, alla situazione ideale indefinita. Vedete cosa accade. Rispetto alla situazione precedente, il campo che c'è fra le due armature comincia a diventare più intenso di quello fuori. Questa cosa la vedete dalla lunghezza delle frecce, che nessuno di voi riuscirà a distinguere sicuramente, perché io astento da qui, ma la possiamo anche distinguere forse più facilmente dalla densità delle linee equipotenziali. Dove le linee equipotenziali sono più dense, il gradiente è più intenso, chiaramente, come ci insegna la matematica, e quindi il campo elettrico è più intenso. Dove sono più rade le linee equipotenziali, il campo elettrico è più debole; dove sono più dense, il campo elettrico è più intenso, perché è legato appunto al gradiente. Quindi vedete, avvicinando le armature io rinforzo il campo fra le armature e lo, diciamo, rispetto a quello che c'è fuori nelle armature stesse. Questa cosa è ancora più evidente, vedete, in quest'altra situazione in cui ho ancora avvicinato ulteriormente le due armature, fin tanto che alla fine io ho una situazione in cui in pratica il campo elettrico fuori dalle armature è trascurabile nei fatti rispetto a quello che c'è dentro. Qui è estremamente più intenso che dentro. Quindi tutto il campo è concentrato qui,
e le linee di campo, vabbè, si vede veramente male, ma non mi dite così è possibile, vabbè, mi credete sulla parola che le linee di campo, le frecce in pratica, vanno da un conduttore verso l'altro. Quindi in questa situazione, quando io ho avvicinato moltissimo le armature, ho, lo ridisegno magari in sezione, in traccia, così da avere un po' più chiara la cosa. Allora, D è la distanza tra le armature, abbiamo detto, S è la loro superficie, il campo elettrico ha un andamento di questo tipo. Le linee di campo elettrico dentro, fra le armature, sono di questo tipo. Vanno esattamente da un'armatura, questo sarà, diciamo, il conduttore 1, questo sarà il conduttore 2, nella eccezione che abbiamo usato prima. Le linee di campo vanno esattamente da 1 a 2. Quindi noi riusciamo a realizzare l'induzione completa in un condensatore piano, in quello ideale rigorosamente, il campo in quello ideale, cioè con le lastre indefinite, rigorosamente il campo elettrico è concentrato solo esclusivamente tra le armature, è rigorosamente zero fuori, e quindi diciamo non c'è problema. Viceversa, nel caso condensatore piano, diciamo così, pratico, abbiamo due armature molto vicine rispetto alla loro dimensione trasversa, in cui realizziamo approssimativamente questa situazione di induzione completa. La cosa che pure va notata è che, come si vede a stento da questa figura, il campo elettrico in questa regione fra le armature, cioè lì dove è concentrato il campo, è praticamente uniforme. Cioè le frecce che rappresentano il campo sono di uguale ampiezza in tutta questa regione di spazio. Inoltre il campo è esattamente diretto in maniera perpendicolare alle due armature. Quindi ha una geometria particolarmente semplice. Grazie a questa geometria particolarmente semplice è molto facile calcolare la capacità di questo condensatore, definita come il rapporto fra la carica posseduta dalle due armature e la tensione fra le due armature stesse. Lo facciamo così poi vi sarà chiaro di cosa parlo. Ve lo ridico, non vi preoccupate, lo voglio prima fare e poi dopo lo commento. Allora, studiamo questa situazione. La carica posseduta dall'armatura 1, quella che ho chiamato Q, e la carica posseduta dall'armatura 2 sono uguali opposte perché c'è induzione completa. Poi magari lo potremo anche verificare. Chiamo Q questo valore comune, d'accordo? Q uguale a Q1 uguale a meno Q2. Allora, come è legato Q ai campi elettrico e spostamento elettrico? Allora, dobbiamo applicare la legge di Gauss, chiaramente. Se io prendo una superficie come quella che vi sto qui tratteggiando, sigma, con la sua normale n uscente, chiamiamola sigma 1, va, per dire che stiamo circondando il conduttore 1, allora, ma uso anche l'altra lavagna, per spazio, allora la carica Q1, abbiamo detto, è pari all'integrale su sigma 1 di D scalare n di S. Solito ragionamento. Ho preso una superficie che racchiude l'armatura 1 e faccio questo calcolo. A che cosa è uguale questa cosa? Allora, la superficie sigma 1, vedete, si compone di, dovete immaginarla, questa è la, diciamo, fatta in sezione, no? Dovete immaginarla che si ripropone anche in questa direzione. Questa superficie sigma 1 ha una parte che è questa, che è tra le armature, e un'altra parte che invece è fuori dalle armature. Vedete tutto il resto. Quindi c'è un pezzo dentro e un pezzo fuori. Oltre a questi pezzi laterali si sviluppano sempre fuori.
in tutti i pezzi della superficie sigma 1 che si sviluppano fuori dall'armatura, il contributo all'integrale viene zero, perché fuori dall'armatura il campo elettrico è zero, diciamo idealmente zero nel caso ideale, praticamente zero nel caso che stiamo analizzando, comunque trascurabile rispetto a quel che ci ho detto. Quindi di questa superficie sigma 1 dà contributo solo questo pezzo qua, quello che io ora vi sto ricalcando. Chiaro? Quanto fa questo integrale? Allora, su questo pezzo la normale n è diretta esattamente come è diretto il campo, vedete? N è diretto proprio così, così come se ho scelto questa cosa proprio ortogonale, no? Per cui D scalare F è proprio il modulo di D, che tra l'altro è uniforme in tutta la regione in considerazione, perché abbiamo detto tra le armature il campo elettrico è uniforme. Quindi posso portare fuori questo integrale, questo integrando dall'integrale, e ottenere il modulo di D, perché D scalare N fa il modulo di D, per l'area della superficie su cui faccio l'integrale, che è proprio S. E questa è la carica Q1, quella che ho chiamato anche Q. Potete fare voi per esercizio, ve lo lascio, il calcolo di Q2 con un integrale di D scalare N da S su una superficie sigma 2 che racchiude solo l'elettrodo 2. Se fate questo calcolo vi verrà fuori meno D per S, ossia meno Q1, a conferma del fatto che c'è induzione completa. Questo fatto si vede immediatamente, fate lo stesso ragionamento, salvo che adesso per la superficie sigma 2 la normale N punta verso l'alto e quindi c'è un segno meno, ma poi il resto è uguale, quindi è banale, si vede subito. Quindi rimaniamo su questo, questo ve lo vedete voi. Bene, la carica è apparsa. Adesso voglio far apparire la tensione fra le due armature. Per fare la tensione fra le armature devo fare l'integrale del campo elettrico. Poiché il campo è conservativo posso usare una qualsiasi linea che congiunge i due punti in questione. D'altra parte io posso scegliere un qualsiasi punto della prima armatura, un qualsiasi punto della seconda armatura, perché dentro le armature il campo elettrico è zero. Ricordate, con il ragionamento abbiamo fatto anche quando abbiamo fatto la resistenza di terra, no? Quindi posso scegliere un qualsiasi punto della prima armatura, un qualsiasi punto della seconda armatura e congiungerlo con una qualsiasi linea. Poiché ho questi gradi di libertà così ampi, scelgo proprio una linea che va dritto per dritto così, tagliamo gamma. Ok? La tensione V1,2 fra l'armatura 1 e l'armatura 2 è quindi l'integrale su gamma, quella linea che ho disegnato lì, di E scalar T da L. Poiché T è diretto proprio lungo E e il campo E è uniforme tra le armature, questa quantità viene immediatamente solamente E per D. Perché E scalar T fa il modulo di E, d'accordo? E il modulo di E è costante lungo gamma, perché tra le armature il campo elettrico è costante, lo porto fuori all'integrale e viene fuori integrando costante per la lunghezza della linea su cui faccio l'integrazione, che è appunto la distanza tra le armature. Se immagino che fra le armature ci sia il vuoto, tanto per fissare le idee, analogo discorso ci sarebbe per un qualsiasi materiale dielettrico, ovviamente, perché è uniforme. Il legame che c'è fra DE è questo, l'ho scritto direttamente sui moduli, e quindi mettendo tutto insieme io ho Q uguale S, al posto di D ci metto epsilon con 0 per E, ovvero S epsilon con 0 S per V1,2 diviso D. Ho sostituito semplicemente le varie cose che ho trovato prima,
ossia C per V comunque, dove C è pari a epsilon con 0, S diviso 2. Quindi scopro che fra la carica posseduta da una delle armature, che è uguale opposta all'altro perché c'è induzione completa nel condensatore, e la tensione fra le armature, c'è un rapporto di proporzionalità tramite un coefficiente che chiamo capacità del condensatore. In questo caso capacità del condensatore piano, perché sto usando il condensatore piano. Capacità. Allora, riassumo quello che ho detto. Ho detto che un condensatore è un oggetto in cui si realizza l'induzione completa. In particolare il condensatore piano è una potenziale geometria in cui questo accade, quindi diciamo, è un esempio. Quindi in un condensatore si realizza l'induzione completa. Quindi la carica su un'armatura è uguale opposta alla carica sull'altra armatura. Abbiamo dimostrato in questo caso particolare, ma è vero per un qualsiasi condensatore, cioè per un qualsiasi oggetto in cui c'è induzione completa, abbiamo dimostrato che la carica posseduta da una delle armature, uguale opposta all'altra, e la tensione fra le armature stesse sono proporzionali tramite un fattore moltiplicativo, che definiamo capacità del condensatore. Chiaro? Oh, per inciso vi faccio osservare, faccio una piccola parentesi prima poi di continuare questo ragionamento. Vi faccio ve lo dico dopo, no, perché se no mi manca ancora un bit logico. Dobbiamo fare ancora un'altra cosa. Allora, a questo punto abbiamo introdotto questo concetto di il concetto di condensatore fisico, cioè l'oggetto in cui c'è induzione completa, e la capacità fisica, cioè il rapporto fra carica e tensione, come abbiamo detto qui. Vogliamo adesso capire che relazione c'è fra questi concetti fisici e quelli che abbiamo chiamato allo stesso modo, condensatore e capacità, della teoria dei circuiti. Vogliamo fare il collegamento fra i campi e i circuiti. Quindi ci proponiamo di fare questo. Scopriremo adesso che questa omonimia non è un caso, chiaramente. E infatti adesso vediamo. Allora, consideriamo due conduttori in induzione completa. Quindi siamo nella condizione in cui abbiamo definito il condensatore fisico. Quindi 1 e 2 sono in induzione completa. Quindi la prima ipotesi, quindi consideriamo ipotesi, induzione completa. La seconda ipotesi riguarda il sistema l'insieme di equazioni che dobbiamo risolvere. Allora, noi fino ad ora abbiamo guardato la elettrostatica, no? L'abbiamo sviscerata in un certo tipo. Il condensatore della teoria dei circuiti è un oggetto che ha un senso, diciamo così, quando ci siano variabilità temporali non trascurate. Perché la sua caratteristica nel caso di situazioni statiche si banalizza nel circuito aperto, vi ricordate? Nel condensatore C uguale C dvc in dt, quindi se dvc in dt è pari a 0, la corrente è 0, quindi si comporta a circuito aperto. Quindi per avere un senso il dispositivo della teoria dei circuiti dobbiamo ammettere una variabilità temporale, cosa che fino ad ora non abbiamo ancora introdotto perché stiamo in elettrostatica. Capite quindi la necessità di introdurre questa variabilità temporale e studiare quindi il modello matematico, non già elettrostatico, ma elettro quasi statico. Ricordate, quello in cui ammettiamo una variabilità temporale, ma diciamo lenta in qualche modo, in modo tale che possano essere fatte le approssimazioni che discuteremo qualche giorno fa. Quindi la seconda ipotesi che facciamo è che
valgono le equazioni elettroquasi statica, che sono quelle che ora elenco qui. Le due che abbiamo già ampiamente analizzato, in più la conservazione della carica, cioè integrale J scalare M ds su sigma più dq sigma in dt uguale 0. Vi ricordate, questa è la conservazione della carica che abbiamo trovato qualche giorno fa. Quindi, oltre a queste due che già conosciamo, aggiungiamo questa relazione che appunto in qualche modo introduce le variabilità temporali in questo contesto che stiamo analizzando. Allora, queste sono le ipotesi. Supponiamo che, che tutto si sviluppi nel vuoto, che è un isolante perfetto, come sappiamo. E supponiamo che i due conduttori in induzione completa, 1 e 2, siano resi accessibili a due morsetti A e B. Allora, la tesi è che il bipolo, l'oggetto fisico visto ai morsetti AB si comporta come un bipolo condensatore della teoria dei circuiti, la cui capacità coincide con la capacità fisica del condensatore fisico. Quindi parto dall'oggetto fisico, condensatore fisico, cioè due conduttori tra cui c'è induzione completa, nelle ipotesi che vi ho menzionato. La tesi che adesso dimostreremo è che questo oggetto fisico visto ai morsetti coincide, diciamo così, si comporta come il bipolo condensatore della teoria dei circuiti. E vedremo altresì che il concetto di capacità fisica dell'oggetto fisico coincide con il concetto di capacità del bipolo della teoria dei circuiti. Ok? Vediamo. Allora. Allora, per dimostrare questo teorema dobbiamo verificare la sussistenza delle tre proprietà che ci permettono di definire un bipolo, cioè il fatto che la tensione sia ben definita, che la corrente sia ben definita e che esista una caratteristica fra esse. Le solite cose. Allora, la proprietà sulla tensione ci dice che la tensione fra i morsetti A e B deve essere indipendente dalla linea che congiunge i due morsetti A e B, purché la linea non interseghi il bipolo. Questa è la definizione, la proprietà, scusate, che dobbiamo verificare. Ebbene, questa proprietà è certamente vera, perché nelle ipotesi in cui ci siamo messi di validità delle leggi dell'elettroquasi statica, il campo elettrico è conservativo. E quindi questa cosa, come abbiamo visto già perlomeno due o tre volte in questo corso, equivale a dire che la tensione non dipende dalla linea scelta per calcolare. Qualunque sia la linea, la tensione fra due punti è sempre la stessa. Addirittura anche passando dentro al bipolo stesso. Quindi c'è anche di più quello che serve. Quindi sicuramente la proprietà che la tensione sia ben definita per l'oggetto in questione è certamente verificata, grazie alla conservatività del campo elettrico. La proprietà sulla corrente, viceversa, è più complicata da vedersi, e su questo dobbiamo spendere un po' di tempo. Allora, che cosa dice questa proprietà? Dice che la corrente, secondo questo riferimento, la chiamo I con 1, è uguale alla corrente, secondo questo riferimento, che chiamo I con 2. Questo mi dice la proprietà di bipolo, no? La corrente uscente da un morsetto è uguale alla corrente entrante da un altro. Cioè, I1 uguale I2. Dobbiamo verificare se questa proprietà è vera. La cosa non è scontata, per il motivo che
in questo contesto che noi stiamo analizzando, la densità di corrente non è solenoidale. Se ci pensate, quando abbiamo studiato la conduzione stazionaria, cioè i tubi di riconduttori praticamente, abbiamo trovato la proprietà di tubo di flusso che ci permetteva di dire che le correnti erano ben definite, grazie al fatto che la densità di corrente era solenoidale, cioè su una superficie chiusa tanto esce quanto entra. E questo ci permetteva di dare tutte le conseguenze che abbiamo dato. In questo contesto questo non è vero, perché vedete, vale questa proprietà. L'integrale su una superficie chiusa di J non è zero, ma è pari all'opposto della derivata della carica. Quindi non è banale, non è scontato verificare questa proprietà sulle correnti. Vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. Allora, consideriamo due superfici, le solide sigma 1 e sigma 2, che racchiudono i due conduttori separatamente. Questa è la normale N alla superficie sigma 1, questa è la normale N alla superficie sigma 2. Ok? Allora, applichiamo questa relazione alle due superfici e vediamo cosa ne viene fuori. Allora, integrale su sigma 1 di J scalare N da S uguale, porta al secondo membro, meno dq sigma 1 in dt. Sto applicando questa relazione, la conservazione della carica, a questa particolare superficie sigma 1 da me individuata. Mi seguite? Tutto chiaro? Allora, quanto vale il primo membro? Allora, devo fare integrale su sigma 1. Sigma 1 si sviluppa tutto quanto, vedete, nel vuoto, tranne che questo pezzetto qua, quello cioè in cui quell'areola in cui io intercetto il filo di alimentazione. Lo vedete, no? Poiché c'è il vuoto dappertutto, tranne che qui, dappertutto tranne che qui, l'integrale di J sarà 0, perché il vuoto è un isolante perfetto, densità di corrente non ce n'è, e quindi J, l'integrale di J è sicuramente 0. L'unico contributo a questo integrale al primo membro risulta da questa areola, e avrò come contributo integrale J su quell'areola proprio la corrente che fluisce in quel filo. Chiaramente dobbiamo però stare attenti ai versi, perché la normale N è uscente, la corrente I con 1 è orientata entrante, e quindi qua ci sarà meno I con 1. Vi trovate? Chiaro per tutti? Uguale meno dt. Beh, Q sigma 1 è la carica contenuta all'interno di sigma 1. Poiché sigma 1 racchiude il conduttore 1, Q sigma 1 è proprio pari a Q con 1, cioè la carica sul primo conduttore. Ti trovate? Facciamo lo stesso ragionamento adesso su questa relazione. Quindi questa è una prima e la conserviamo. Facciamo lo stesso ragionamento su sigma 2. Quindi adesso scriverò integrale su sigma 2 di J scalare N da S uguale meno dq sigma 2 in dt. Che cosa diventa questa relazione? Sigma 2, cioè. Che cosa diventa questa relazione? Allora, rifacciamo il ragionamento sul primo membro. Al primo membro abbiamo che la superficie sigma 2 si sviluppa in aria, dappertutto, scusate, nel vuoto dappertutto, tranne che in questa areola qua. Quindi questa integrale mi dà, analogamente a quanto visto prima, la corrente che fluisce in questo filo, questa volta col segno più, perché la corrente con 2 è orientata uscente così come la normale. Mi trovate? Quindi qua avrò più I con 2 uguale meno D in DT Q sigma 2 è la carica posseduta dal conduttore 2, perché io sto racchiudendo quello. Quindi qua ci metterò Q con 2. Adesso, io qui posso cambiare di segno, chiaramente, questo lo faccio, lo cambio di segno prima e secondo me. Adesso, come faccio a confrontare I1 e I2? Posso farlo ricordando l'altra condizione che non ho ancora usato, quella di induzione completa. Che cosa mi dice questo? Mi dice che Q1 è pari a meno Q2, quello che ho chiamato Q complessivamente, no?
induzione completa mi dice che la carica sulle due armature è uguale opposta. Se io metto dentro questa cosa, io qui scriverò I con 1 uguale dQ in dt e I con 2 uguale meno per meno, quindi più dQ in dt. E quindi confrontando queste relazioni, I con 1 è uguale a I con 2. Poiché Q con 1 e Q con 2 sono l'uno opposto all'altro per induzione completa, I con 1 e I con 2 sono uguali tra di loro. Quindi vedete che la condizione di induzione completa è fondamentale per poter definire bene la corrente. Se non ci fosse induzione completa fra le due armature, io non potrei definire una corrente per questo bipolo in petto. Quindi non potrei parlare di dipolo. Quindi per poter fare il passaggio ad un dipolo è necessario che ci sia induzione completa. Ecco l'importanza, diciamo, di questa condizione. Chiaro? Quindi, vabbè, fatemi fare pure l'ultimo passaggio e poi facciamo le osservazioni e i commenti alla fine. Quindi questa l'abbiamo verificata grazie alla proprietà di induzione completa. Terza proprietà, caratteristica. Vediamo qual è la caratteristica, cioè il legame fra tensione e corrente. Allora, poiché siamo in induzione completa, quindi questo oggetto fisico è un condensatore fisico, abbiamo dimostrato prima che c'è proporzionalità fra carica e tensione, scusate, stavo scrivendo al contrario, secondo il coefficiente che abbiamo chiamato capacità fisica, no, quello che abbiamo visto prima facendo gli integrali nel caso del conduttore del condensatore zero, no. Quindi prima abbiamo dimostrato che per l'oggetto in induzione completa vale questa relazione. Adesso, facendo la derivata di primo e secondo membro, che cosa otteniamo? dQ in dt uguale d in dt in C per V1,2. V1,2 vi ricordo essere la tensione fra le due armature. Adesso, la capacità C, nel caso del condensatore piano l'abbiamo visto bene, dipende da proprietà fisico-geometriche del condensatore. C'è la costante dielettrica del materiale che si è fra le armature, c'è la distanza fra le armature, c'è la superficie delle armature e così via. C'è quantità fisico-geometriche dell'oggetto. Se noi supponiamo che queste quantità siano costanti nel tempo, tipo la distanza fra le armature non cambia nel tempo, per capirci, allora il parametro C non dipende dal tempo e può essere portato fuori dalla derivata. C d in dt in V1,2. Ma adesso, da quello che sta scritto lì sopra, la derivata dQ in dt è proprio pari alla corrente I con 1, che è uguale, abbiamo detto, alla corrente I con 2. Quindi diciamo I, la corrente complessiva, abbiamo quindi questo I a primo membro. Mettendo insieme questa relazione, ecco che otteniamo che la corrente I è proporzionale alla derivata della tensione tramite il coefficiente di capacità. Questo dimostra il teorema. Quindi, per riassumere, l'oggetto fisico condensatore, cioè due armature in induzione completa, si comporta come il dipolo condensatore della teoria dei circuiti. Non a caso quindi si chiamano allo stesso modo, perché c'è un'interpretazione, una corrispondenza 1 a 1. E per di più, la capacità fisica del condensatore, cioè la relazione che c'è tra carica e tensione, coincide con la capacità del bipolo che abbiamo studiato in teoria dei circuiti. Quindi l'importanza di realizzare induzione completa adesso la possiamo apprezzare, perché è il modo per realizzare il bipolo condensatore. Cioè l'oggetto fisico che realizza l'induzione completa permette di
realizzare, diciamo così, il dipolo condensatore, di cui sappiamo i vari possibili impieghi e utilizzi in ambito di teoria dei circuiti. Per esempio, quindi dico questa cosa, poi magari facciamo un altro po' di pausa. Per esempio, abbiamo visto che il condensatore in teoria dei circuiti può essere usato per fare il rifasamento dei carichi induttivi, no? L'abbiamo studiato. Quindi noi possiamo realizzare il rifasamento usando questo oggetto fisico, induzione, per esempio un condensatore piano, così come quello che abbiamo visto. Siamo quindi adesso in grado di apprezzare anche una cosa che avevo lasciato in sospeso qualche lezione fa. Quando abbiamo studiato il rifasamento nel caso trifase, ricorderete che vi ho detto possiamo collegare a stella o a triangolo i condensatori per ottenere il rifasamento. Quando li colleghiamo a triangolo la capacità è più piccola di un fattore 3. Però vi dissi anche c'è un problema di tensione. Adesso lo possiamo capire perché purtroppo l'ho cancellato, ma il condensatore piano abbiamo visto prima che V12 era pari a campo elettrico per la distanza fra le armature. Questo è uno dei passaggi che abbiamo fatto precedentemente, ve lo ritrovate sul vostro quaderno. Questo vuol dire che quanto più alta è la tensione, tanto più alto il campo elettrico, sono direttamente proporzionali. Quindi se io utilizzo dei condensatori connessi a triangolo, io li sottopongo a un campo elettrico, a una tensione più grande di un fattore radicale 3, come sappiamo, rispetto al caso a stella, e quindi anche ad un campo elettrico più grande di un fattore radicale 3. Questo può dare dei problemi rispetto alla rigidità dielettrica che abbiamo studiato prima. Cioè il campo elettrico può diventare così intenso se la tensione è molto alta da superare la rigidità dielettrica del materiale che sta tra l'armatura e il condensatore e bucare il condensatore, romperlo, così come abbiamo visto prima col fulmine. Ecco perché è vero che nel caso di collegamento a triangolo dei condensatori possiamo usare delle capacità più piccole, quindi questo sembrerebbe vantaggioso, ma dobbiamo stare attenti al fatto che la tensione a cui si sono sottoposti è più grande, quindi c'è un problema di isolamento delle armature, cioè della capacità del dielettrico di mantenere, tra virgolette, le cariche contro un campo elettrico più intenso. Quindi è un trade-off che va studiato con la solita. Questo è il motivo per cui i condensatori costano di più, non solo quando la loro capacità è maggiore, ma anche se sono meglio isolati, cioè sono in grado di essere sottoposti a tensioni più grandi. Quindi bisogna capire caso di caso. D'accordo? Vabbè, facciamo un altro po' di pausa. Dopo la...